se va bene per voi, la presidenza dell'avvocato, data all'avvocato Bianca Esposito, che assumerà la carica di presidente dell'assemblea. Come vicepresidente l'avvocato Elisabetta Esposito, sta di là, e come segretario il signor Roberto De Martino. Se siamo d'accordo, per alzata di mano, siete d'accordo? Allora, diciamo come procediamo questa votazione in modo tale che poi cominciamo. Poi chiamiamo i cavalieri, i rappresentanti cavalieri, poi chiamiamo i rappresentanti tecnici, insomma li chiamiamo in ordine. Dopodiché facciamo lo spoglio, rimettiamo l'urna e votiamo per i consiglieri. Va bene? Tutto chiaro? Presidente, confermato. Bene, auguri. Adesso facciamo la... Allora, un grande successo, un grandissimo successo la sua conferma ottenuta con numeri così alti di partecipazione, di voti e soprattutto dopo tanti anni senza nessun concorrente, cioè oltre a lei, quindi un grandissimo risultato. Effettivamente è un altro record che abbiamo raggiunto, ma il merito comunque non è mio. Il merito è di tutta la squadra, dei consiglieri che mi hanno preceduto. Oggi vabbè, abbiamo dato spazio ai giovani, cambiando, facendo qualche cambiamento. Questo però non significa che i consiglieri della passata gestione abbiano con me conseguito questo risultato. Accanto a ciò, lei ci ha raccontato anche quanto è riuscito con la sua squadra a raggiungere in questi 4 anni. Ci può riassumere magari giusto delle cose più importanti e quello che ha in programma di effettuare? Sì, e allora diciamo che dai dati che abbiamo, io ho presentato una relazione che era d'obbligo per l'articolo 27 dello statuto fare nell'attività del quadriennio. Questa relazione è pubblica, la si può vedere sul sito di Facebook, Comitato Regionale Fisica Campania. I numeri ci danno ragione, nel senso che abbiamo finalmente cominciato una ripresa del numero di tesserati che erano molto calati e che adesso finalmente stanno salendo. Sono aumentati i numeri dei circoli, ma la cosa più interessante, se noi facciamo un raffronto tra il quadriennio nostro, l'ultimo anno, e quello che è stato invece l'ultimo anno della gestione precedente, giusto solo per capire. Certo. Possiamo dire che abbiamo avuto un incremento enorme dell'attività sportiva, soprattutto qualitativa, oltre che numerica. Cito delle cifre. Nel 2012, quindi non ancora nostra gestione, avevamo, a memoria, avevamo 130 brevetti contro gli attuali nostri di 230. Avevamo 3 primo grado junior contro i 43 primi grado di junior e non c'era nessun secondo grado, abbiamo 2 secondi grado junior. Questo sta a dimostrare che c'è stata una crescita tecnica che si è tradotta anche in quelli che sono i risultati nel medagliere. Siamo passati da 8 medaglie nella vecchia gestione alle 24 dell'ultimo anno nostro, quindi diciamo siamo molto soddisfatti. E brevemente qualche cosa su cui punterà per il prossimo quadriennio? Il prossimo quadriennio sarà un anno, un quadriennio duro, perché le risorse economiche della Campania, sempre detto, essere stata penalizzata, ancora penso per l'anno 2017 non ci verranno assegnate con il riequilibrio economico e noi abbiamo delle grosse difficoltà legate anche alla necessità di cambiare la sede, per cui avremo delle grosse ristrettezze economiche e dovremo studiare, pensare e vedere come fare per mantenere gli stessi risultati di oggi.